Seconda parte di questa nostra puntata. Allora, abbiamo visto le immagini, abbiamo commentato anche le tre azioni più importanti di questa partita. Andiamo in sala stampa per ascoltare anche quelle che sono state le dichiarazioni dei protagonisti a caldo subito dopo il derby. Cominciamo da Mister Favo che parla di questa partita come un potenziale nuovo inizio. Ai punti la prestazione meritavamo di vincerla. È stata una prova, come abbiamo chiesto ai ragazzi in settimana, gagliarda di determinazione. Avevamo giocatori di qualità fuori e non era facile affrontare una squadra che secondo me è forte e soprattutto lì davanti hanno giocatori importanti, lo sapevamo, però abbiamo messo quelle che sono in questo momento che potevano essere le nostre armi. La vittoria del gruppo, la vittoria io ho chiesto questa settimana di ritornare a essere una squadra perché avevamo smarrito un po' il concetto di squadra ultimamente e probabilmente un po' per una mancanza di serenità, per tante vicissitudini. È capitato a puntino questo derby che ripeto è un derby che a me ha entusiasmato perché sono due squadre che in questa categoria non ci dovrebbero mai essere. Mi preme sottolineare che questo deve essere l'inizio perché è facile fare una buona prestazione con la prima in classifica. Questa squadra ha troppi alti e bassi e quindi abbiamo bisogno di ricreare quel clima di entusiasmo, quel clima di anche perché abbiamo un obiettivo che non ci dimentichiamo che dobbiamo raggiungere assolutamente e credo che per il proseguo del campionato ritrovare questo entusiasmo di gioco. E ci consentirà di poter lavorare con entusiasmo per queste ultime partite. Questo è un momento di costruzione, è una squadra che ha sempre avuto degli alti e bassi, altrimenti non sarebbe in questa posizione. È una squadra che ha preso tanti giocatori in corsa, addirittura ne ho contati 10, quindi ha bisogno di diventare squadra, di essere squadra e questi risultati aiutano a farlo. Non ci dobbiamo entusiasmare perché abbiamo comunque dei problemi. Abbiamo dei problemi per far gol, assolutamente, quindi dobbiamo continuare a lavorare in tal senso. Però ti dico, le prestazioni con questa determinazione, con questa gagliardia, che ci portano anche beneficio e vantaggio dal punto di vista dell'entusiasmo da parte dei tifosi, servono a continuare a costruire per quest'ancone. Allora, queste le parole di Favo, che quindi, come detto, crede in un potenziale nuovo inizio. Ci credete, lo sperate anche voi, insomma, che questa partita possa essere una sorta di scossa? È vero che spesso abbiamo detto dopo vittorie, magari questa è la volta buona, adesso è arrivata la scossa, poi siamo stati smentiti, però questa forse è una gara particolare ancora di più. Sì, ci è già successo diverse troppe volte quella di fare un risultato positivo e di sperare in una continuità. Però credo che quella di ieri sia stata qualcosa di diverso. Ci lascia sperare in uno sblocco mentale, perché credo che sia questo quello che serviva alla squadra. Sbloccarsi mentalmente, acquisire la propria consapevolezza sui mezzi tecnici e adesso non ci resta che senza porci obiettivi o fare prospettive, aspettare domenica prossima per vedere se effettivamente c'è stata la svolta. Anche perché si giocherà contro una medio-piccola e quindi, come abbiamo fatto i conti, ancora contro le medie-piccole, un po' di difficoltà ce l'ha avute. La gara di ieri, tu hai detto Favo meglio di Palladini. Sì, perché ha messo la squadra in campo in maniera molto più intelligente, a parte l'avvio, diciamo, a razzo della Samb, dopo i primi 10, 15, 20 minuti l'Ancona comunque ha preso in mano la partita. Quello che manca, come diceva Gilberto in apertura, è proprio il gol degli attaccanti. Ingher a me non piace, non me ne voglia il giocatore, ma non è uno che la butta dentro, poi magari negli assist. Però tanti errori, anche in fase di sponda, molto bene il giovane Bianchi, molto bene Cavallaro. È una squadra che comunque ha un'impronta di gioco rispetto alla Samb che si è affidata veramente solo o quasi esclusivamente a Napolano, troppo Napolano dipendente, la formazione di Palladini che poi non ha nel centrocampo il punto di forza come aveva l'anno scorso con Carteri, quest'anno Scartozzi e Onesti non danno quella qualità in più e c'è un Pazzi che è un po' l'ombra di se stesso. Quando prima si è detto che questa, chiedo scusa,
questa può essere stata la peggior squadra vista il Conero, cioè la Samb. Tu che pensi? Ci si doveva aspettare qualcosa di più da una squadra prima in classifica, con la voglia di vincere questo campionato, e comunque che si è presentata al Conero in pratica con lo stesso numero di tifosi, grosso modo. Sì, no, la Samb rimane una squadra fortissima, che sia stata una prestazione così incolore nella partita di ieri ci può stare, però non è una formazione assolutamente debole. Io l'ho vista in tante altre partite col Termoli, con la Maceratese, con la Civitanovese stessa. È una squadra che però ha anche delle lacune mentali, anche lei, quando inizia a giocare è devastante. Ieri la bravura della formazione dorica è stata proprio quella di fermare sul nascere l'iniziativa dei rossoblù, che invece erano partiti mentalmente molto meglio. E allora ascoltiamo anche quelle che sono state le parole di Palladini nella dopo partita. La Samba nel primo tempo ha fatto molto meglio dell'Ancona. E onestamente, devo essere sincero, il rigore sul Napolano era rettissimo e poteva cambiare le sorti della partita. Poi purtroppo è stato concesso un rigore allora, che poi da dove stavo io non potevo giudicare, quindi non posso giudicare. Ha cambiato un po' l'andamento della partita, anche se poi nel primo tempo noi abbiamo pareggiato, direi meritatamente. Nella ripresa c'è stato un attimo una fase di stallo, poi nella seconda metà della ripresa molto meglio l'Ancona, dove ci ha messo in difficoltà con Cavallaro qui sulla parte sinistra, dove Carminucci ha sofferto più del dovuto, anche perché il ragazzo veniva da 3 giornate di squalifica e magari non aveva anche nelle gambe i 90 minuti, però secondo me per l'arco della gara il risultato penso che sia giusto. Pari giusto dunque per la Samb, che forse ad un certo momento se l'è vista anche brutta. Nel secondo tempo si è vista invece un'Ancona con grandissimo cuore, ma anche con furore, cercare questo gol del 2-1. Io questo primo tempo dominato dalla San Benedettese non l'ho visto. Io ho visto un inizio forte da parte della San Benedettese, poi una partita che l'Ancona ha preso man mano in mano, e poi per fare un secondo tempo buono. Per quanto riguarda la San Benedettese, non è che ha fatto una prestazione opaca, ha fatto una prestazione che gli ha concesso di fare l'Ancona, perché il mister ieri, come diceva Benedetto, non ha sbagliato niente, ha messo in campo una squadra ben disposta, i giocatori ci avevano la testa giusta, per cui non sono i demeriti della San Benedettese quanto per una volta tanto i meriti della nostra squadra. Questo poi che da presidente c'è un suo collega che ieri ha voluto, insomma, ha spinto un po' in modo tale che anche col San Cesareo voi, insomma, poteste giocare in questo stesso modo come avete fatto ieri con la Samb. E quindi lui ha detto, il presidente della Samb, ha detto chiaro e tondo: spero che l'Ancona col San Cesareo giochi come contro di noi oggi. Sono d'accordo, lo ringrazio per questa imbeccata, ma noi dobbiamo fare sempre prestazioni di questo tipo e migliorarle di volta in volta, perché, ripeto per l'ennesima volta, questi ragazzi hanno la qualità e le capacità per farlo. Sicuramente non ogni domenica non andremo a guardare chi è l'avversario, ma dobbiamo solamente guardare in casa nostra, fare bene, fare molto bene. E poi per quanto riguarda la lealtà, l'onestà, noi l'abbiamo già dimostrata, anche se a spese di una squadra marchigiana, abbiamo dimostrato anni fa che nel calcio, nello sport, non si regala niente. Poi magari c'è il terzo tempo, però in campo bisogna dare tutto, e questo è il nostro spirito. Noi vogliamo fare sempre il meglio. Quella partita, cioè quella con il San Cesareo, sarà la terz'ultima e quindi potenzialmente potrei mettere in palio molti punti molto molto importanti per la rincorsa playoff della stessa Ancona, quindi anche il valore di quella gara sarà sicuramente di primo piano, e quindi non pensiamo al fatto che l'Ancona possa andare lì per giocare magari con le valigie in mano pensando già all'estate, no? Anzi, ma la speranza anche è che quei punti valgano moltissimo per assolutamente per l'obiettivo playoff. L'Ancona dovrà andare lì
per vendicarsi sportivamente parlando dello schiaffo preso all'andata, quindi questo fa parte del gioco. Come Omiccioli si è sempre sportivamente parlando vendicato del 6-1 rifilato ancora di Favo l'anno scorso, 8 giorni fa, e fa parte delle dinamiche del gioco. È chiaro che l'Ancona dovrà cercare di vincere a San Cesareo, dove c'è riuscita solo il Termoli, anche per dimostrare in un eventuale playoff di mettere paura alla propria avversaria. Il migliore in campo di ieri per l'Ancona è stato sicuramente colui che si è procurato il rigore, lo ha segnato e poi è stato anche autore di una giocata molto molto bella nel secondo tempo. Parliamo chiaramente di Cavallaro, sentiamo. Sono molto rammaricato perché comunque sarebbe stato il coronamento di una partita, secondo me, a mio avviso, specialmente il secondo tempo, importante, perché comunque abbiamo cambiato il volto della partita. Nel primo tempo eravamo un pochettino sulle gambe, loro magari avevano più il pallone del gioco, riuscivano a giocare più palla, riuscivano a chiudere più le giocate. E quindi diciamo che poi secondo tempo comunque l'Ancona è uscita fuori con un grande carattere, ha cercato di giocare la palla, ha cercato di servire gli esterni per come l'avevamo preparata. E quindi il mio più grande rammarico è quello di non aver fatto gol là, perché secondo me ce lo meritavamo per quello che abbiamo dato, soprattutto nei secondi 45 minuti che li abbiamo schiacciati là. Quella è una giocata che di solito quando sto bene ne faccio qualcuna in più, però piano piano. Alla fine quando ho calciato mi è mancata un po' la forza, forse dovevo calciare prima quando sono rientrato e sicuramente facevo gol. Però l'ho spostata un po' meno di quanto dovevo spostare, se la spostavo di più facevo gol subito. Però a quel punto ho visto il difensore che aveva aperto la gamba e c'era poco spazio. Sono rientrato un'altra volta, mi è mancato forse quella forza in più che forse fra qualche settimana avrò. Queste le parole dunque del migliore in campo, che ha fatto un po' le veci ieri di quello che di solito fa Borrelli, cioè ha cercato un po' di mettersi sulle spalle soprattutto la gestione della fase offensiva di quest'Ancona. Sì, sì, è stato veramente uno dei protagonisti, forse il migliore con la maglia biancorossa ieri, Cavallaro, ma anche Martino mi è piaciuto molto dall'altra parte. È chiaro che con un Borrelli è in campionato, ma che può mettere paura. C'è da risolvere il più in fretta possibile il problema del gol. Questo è un po' il vero scoglio che adesso dovrà affrontare Favo dal punto di vista tattico. Sì, sembra una maledizione. Artiaco con l'Isernia faceva gol, viene in Ancona, non segna. Non parliamo poi di Olcese, di quelli che sono stati in precedenza. Sì, perché in poi squadra. Le dovrei fare la domanda classica se vi siete indeboliti se o no. Siamo indeboliti. Dicembre. Però ormai avete detto insomma che secondo voi la squadra no, è molto forte così. Guarda, per quanto riguarda gli attaccanti è veramente un mestiere difficile ed è sicuramente uno dei ruoli più soggetti alle stagioni. Ci sono giocatori che fanno 10 gol all'anno ma li fanno tutti gli altri giocatori che ne fanno 20, poi 5. E qualcuno incontra sicuramente nell'arco di una carriera uno o due stagioni in cui la palla non va dentro. Sembra secondo me che questa sia una stagione negativa sotto quell'aspetto per Olcese, per Traini, per Ambrosini, che stanno praticamente continuando le prestazioni che ci hanno avuto qui in Ancona. Traini, io poi li seguo quasi tutti. Traini ieri è entrato per il 47esimo del secondo tempo. Alvino non ha giocato, Palumbo non ha giocato. L'unico che ieri ha fatto gol dopo un periodo un po' di ombre è stato Genchi, per parlare dei vecchi, degli ex giocatori. Noi, ripeto, sembra che sia un po', tra virgolette, una maledizione, perché Artiaco stava a Isernia, una squadra che non aveva nemmeno un grosso potenziale, faceva gol. Viene in Ancona ed è un po' in difficoltà. Non so se è per il ruolo prima punta, seconda punta, io non credo a questo. Ingari fa vedere che è un giocatore, secondo me, di categoria superiore, c'ha i movimenti dal professionista. E comunque sì, a me ieri non mi è dispiaciuto perché ha lottato, ha preso molti palloni di testa, è stato utile alla squadra e piano piano speriamo che arrivi il momento, come dice Benedetto, anche per lui, e con supporto di tutta la squadra, in particolare Cavallaro e Borrelli, magari
può arrivare alla finalizzazione. Le posso chiedere, secondo lei, quanto ha influito la frustata del patrone in settimana contro la squadra per scuotere un po' anche gli stessi animi di questa squadra? E quindi in questo senso credo si possa dire missione compiuta, cioè l'obiettivo è stato centrato. Secondo me non può essere che un giocatore, una squadra cambi marcia perché c'è una minaccia di questo tipo. Magari ha influito anche questo, però quello che è l'insieme di tutte queste situazioni, lo stimolo di fare una partita a Del Conero con 3.000 persone contro la San Benedettese, prima in classifica, è importante. Il fattore ambientale incide, ha inciso, perché anche la curva, la tifoseria cominciava a non difendere più la squadra. Poi la società non è sicuramente contenta delle prestazioni fino ad oggi di questa squadra, anche perché, ripeto, per l'ennesima volta noi crediamo che questa squadra può dare molto. Per cui è un insieme di fattori. Tra poco cercheremo di parlare anche un po' più di futuro, non soltanto limitato a questa annata. Prima Giulia, però ci abbiamo il nostro spazio, sponsor. Il nostro sponsor. Sentiamo Remo Raggetti, segretario settore giovanile Ancona, da Qualità e Amore. Nuovo appuntamento da Qualità e Amore. Tema di oggi è il cercare di diffondere la voglia dello stadio e le emozioni che può regalare un derby di calcio anche alle giovani leve, ed è questo stato il motivo che ha spinto l'Ancona a rivolgere un invito a tutte le scuole calcio della provincia di Ancona per partecipare in maniera gratuita ieri in gradinata al derby Ancona Samba. Ne parliamo con il segretario del settore giovanile dell'Ancona 1905, Remo Raggetti. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, avete fatto questo invito rivolto a circa 2.000 bimbi, 52 scuole calcio, un modo per coinvolgerle, no? Dentro quello che è il mondo calcio. Sì, esatto, abbiamo cercato di coinvolgere le società sportive della provincia d'Ancona su indicazione anche del direttore sportivo Alberti, e quindi abbiamo contattato tutte le società della provincia di Ancona per coinvolgere in questa iniziativa. Chiaramente molte società della provincia stanno in zone un po' distanti da Ancona, quindi c'erano un po' di difficoltà diciamo logistiche, però diciamo che la risposta è stata positiva e abbiamo avuto 5 società che hanno risposto e sono venute con i propri ragazzini, compreso tutto il settore giovanile dell'Ancona 1905. Quali sono quelle che hanno risposto presenti? Quindi qui in Ancona la Dorica Torrette, la Nuova Folgore, che è la nostra società affiliata, e la società del Ponte Rosso, e poi il Monserra. E poi, ecco, come vi ho già detto, tutto il settore giovanile al completo dell'Ancona 1905, dai Pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e juniores, e poi ieri è stato fatto anche la gestione dei raccattapalle, insomma, allo stadio del Conero. Questa prima volta avrà un seguito? Penso di sì, sicuramente ripeteremo l'iniziativa, anche diciamo sperando nel bel tempo, insomma, per colorare un po' la gradinata dello stadio del Conero, che ecco, ieri ha dato questa nuova immagine di ragazzini con tante bandierine e con le tute di rappresentanza di vari colori che rappresentavano le loro società. Quindi sicuramente cercheremo di riorganizzarla. Molte società ci hanno detto che per problemi anche di campionato era un po' difficile rispondere alla nostra iniziativa, però ecco, cercheremo sicuramente di riproporla. Piccolo neo sono stati quegli incidenti che ci sono stati nel dopo partita, e è chiaro che agli occhi di un bambino questo non ha fatto che rovinare magari quelle belle emozioni che gli avevano dato il campo. Sì, abbiamo cercato di portare e spiegare un po', ecco, il fascino dello stadio del Conero a ragazzini dagli 8 ai 14 anni. Chiaramente diciamo quello che è successo fuori
non ci ha fatto molto piacere come società e anche come organizzazione di questo evento, perché poi spiegare a un ragazzino di 8 anni che ti domanda quello che poi vede fuori la polizia, varie situazioni non molto belle, ecco, è difficile da spiegare a un bambino come ripeto di 8 anni quello che può succedere poi fuori da uno stadio, che non è mai molto gratificante. E questo possiamo dire che purtroppo è stato davvero l'unico neo. Speriamo invece che le prossime volte vada tutto bene, che ci possa essere un coinvolgimento maggiore. Sì, speriamo che le prossime volte, insomma, ecco, ci sia anche più affluenza di società sportive per colorare, come dicevo, la gradinata dello stadio del Conero, che grazie anche ai Cuba che ci hanno dato una mano, penso che ieri abbiamo fatto un buon risultato. Chiaramente c'è da migliorare, l'organizzazione di questa cosa è impegnativa, però ecco, ce la mettiamo tutta. Grazie allora e di bocca al lupo per le prossime iniziative. Crepi, grazie a voi. Noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo ancora qui da Qualità e Amore. Buona serata. Allora, questo è lo spazio del nostro sponsor, ma ancora sponsor perché così usiamo... Esatto. Quindi ci fermiamo un altro momento, un altro po'. Rimanete con noi, mi raccomando, fra poco.